una gara importante giocata bene dai giocatori in campo, dopo la delusione della gara di domenica scorsa, una sconfitta immeritata, quest'oggi abbiamo visto un Akragas che ha messo in campo una serie di giocatori interminabili, ma tutti hanno fatto il loro dovere, ma in maniera eccellente. Ma guardi, io se non ho la memoria corta, io penso che l'Akragas, a parte le prime due partite che erano dove noi non abbiamo avuto la possibilità di fare un ritiro, perché veda, purtroppo qui si scordano tante cose. Noi abbiamo fatto, con oggi sono il 47esimo giorno di lavoro, significa che a noi ci mancano altri almeno 35 giorni. Purtroppo io vado a fare la matematica perché è una cosa importante. Abbiamo fatto insieme al direttore, insieme alla società, abbiamo fatto degli sforzi immensi, perché quando siamo arrivati io penso che non c'era nulla, c'era solamente un po' di depressione. E ogni tanto si scorda questo, se non si parte da quello non si può capire il gran lavoro fatto fino ad oggi. Io penso che i ragazzi oggi hanno fatto un lavoro importante, un lavoro dove eravamo molto rammaricati per quello che era successo a Castellammare, però è anche vero che ci dobbiamo assumere le responsabilità, perché oltre al rammarico ci sono anche le responsabilità dei gol. Quindi sai, dare la colpa solamente alla sfortuna o all'arbitro o agli altri o agli avversari mi sembra troppo poco, troppo riduttivo. Quindi io penso che a Castellammare bisogna dare anche il 30% di colpa a noi stessi. Oggi do invece il 100% di positività a livello mentale, a livello tecnico, a livello tattico ai miei ragazzi, perché hanno capito l'importanza della partita, perché oggi sembra una partita semplice, ma vi posso garantire che non sono tutte le partite così semplici. Poi li possiamo fare diventare semplici per quello che diamo. Se mi permettete, vorrei dedicare questa vittoria al signor Veneziano, che ha perso la scomparsa della zia, però è una persona che ci assiste tutti i giorni, una persona dedicata a noi, a parte la carica di vicepresidente. È una persona che sta sempre con noi, una persona anche oggi in una situazione di lutto. E si è fatto trovare pronto per stringersi alla squadra. Quindi questa vittoria va dedicata a Baldassare Veneziano, che gli stringiamo forte un abbraccio e un bacio. Cosa c'è dietro la corsa verso Gambino dopo il gol del 5-1, l'abbraccio affettuoso nei confronti di Gambino? Questa è una domanda che mi fa venire le lacrime agli occhi, perché insieme al direttore, per noi col direttore sappiamo le scommesse che abbiamo in corpo. Io e il direttore dovete sapere che parliamo poco, ci capiamo soltanto con lo sguardo, quindi non c'è bisogno neanche di discutere. Abbiamo portato alla dirigenza, siamo entrati in questa nuova dirigenza facendo amalgamarli con la nostra mentalità. Ci stiamo riuscendo, loro sono stati bravissimi, forse hanno capito più di noi l'importanza di quello che è Gambino nella nostra squadra. Non vedevamo l'ora che faceva gol, io per primo, ma quando parlo di me parlo anche per il direttore e per la società. Quindi Gambino è a tutti gli effetti un giocatore dell'Akragas. Dovete sapere che ha rifiutato anche diverse squadre e questo gli fa onore per tante tante cose. Quindi il mio abbraccio a Gambino è dedicato proprio a lui. Domenica prossima, mister, la sfida importantissima, si pronuncia combattuta contro il Misil Meri. Poi arriverà il Canicattia al Seneto, inizia il bello, mister. Ma guarda Davide, mi ero ripromesso che ti dovevo un attimino rimproverare, però rimproverare nei sensi in maniera costruttiva. Per me le partite vanno partita per partita. Se si sminuisce tutto quello che si è fatto, perché oggi si parla solamente di Misil Meri, Mazzarese, Canicattia, e ci scordiamo l'Emma, vuol dire che ci dimentichiamo tutto quello che abbiamo fatto. Noi oggi abbiamo incontrato il CUS Palermo, noi incontreremo alla stessa maniera, con la stessa mentalità, sapendo che il Misil Meri è una squadra costruita per vincere. Però non è detto che vai a Misil Meri allora puoi fare la stessa prestazione, perché dobbiamo farla tutte le domeniche, non è soltanto queste tre partite. Il campionato passa anche attraverso queste tre partite, ma non sono le uniche, perché vinci con Misil Meri e perdi contro il Marsala, capisci bene che non hai concluso niente. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli dei nostri mezzi, forti della nostra società, forti del nostro direttore, forti della nostra capacità, e quindi questo deve essere la forza dell'Akragas.